Benvenuti a VTTG, le buone notizie dal territorio. Ritorniamo a Varallo a parlare di Alpà, uno degli eventi più importanti del Piemonte e della Lombardia e non solo. Ebbene, ci ritorniamo con il presidente dell'Alpà, nonché sindaco della città di Varallo in Valsesia, provincia di Vercelli. Da domani si parte con l'Alpà. A che punto sono i preparativi? Domani vi aspettiamo, inizia l'Alpà, quindi dal 13 al 22 luglio, grandi nomi, abbiamo Branduardi a Sacromonte, abbiamo la Michelin, le Vibrazioni, serata con Piero Pelù, poi Edoardo Bennato e chiuderemo con Nina Zilli, The Colors, quindi abbiamo dei grandi nomi che vi aspettano, naturalmente sono tutti spettacoli gratuiti. L'Alpà non è solo questi grandi spettacoli gratuiti nella piazza centrale, è tutta una serie di iniziative collaterali, quindi dall'artigianato all'arte con la Pinacoteca, alle molte possibilità di degustare cibi tipici della nostra terra, quindi con la piazza del gusto, per poi arrivare ad altri cibi. Quindi ci sono 160 bancherelle che saranno a disposizione, quindi il lato commerciale. Troverete una città viva, disponibile e vi attende, e venite a trovarci a Varallo. Sono in corso, come abbiamo appreso, i preparativi per la 42esima edizione e vorrei focalizzare l'attenzione in particolare su un appuntamento, ovvero quello di domenica 15 luglio con Dario Ballantini, perché ricorre l'anniversario della performance di Lucio Dalla che avvenne nel 2009 al Sacro Monte di Varallo, patrimonio dell'UNESCO, in una cornice davvero spettacolare. Ebbene, abbiamo con noi Dario Ballantini per raccontarci di questa bellissima serata. Dario, ti conosciamo per le tue mille trasformazioni, Valentino, Vasco Rossi, Morandi, Zucchero, ma in questo caso farai una serata dedicata ad un solo grande artista. Sì, è dedicata totalmente a Lucio Dalla e alla sua carriera, ma anche alla mia amicizia con lui. Ci sono dentro alcune sorprese che riguardano appunto sorprendentemente quello che è stato il mio rapporto con lui. Da Balla Dalla non è solo uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla, ma è un tributo ad un amico. Sì, a un amico, è quello che mi è successo, perché io, oltre ad essere un appassionato suo in età giovanile, poi ero diventato anche appassionato del suo volto, l'avevo ritratto e dipinto. Insomma, il sogno poi si è avverato, perché nella mia vita ho fatto il lavoro che volevo fare, lui è diventato mio amico, mio sostenitore della pittura, è venuto addirittura a cantare gratuitamente per me alla mostra della mia vita, quindi devo per forza raccontare questo sogno, ma diventando anche lui, perché era uno dei miei migliori personaggi nell'epoca in cui mi trasformavo prima di andare in TV in vari cantautori. Allora diamo l'appuntamento a Varallo, in Valsesia, provincia di Vercelli, per domenica 15 luglio. Allora venite all'Alpà di Varallo il 15 luglio, perché credo che ci sia la possibilità di rivivere quello che è stato il fenomeno Lucio Dalla, perché è stato un artista ad ampio raggio e tutto ancora da scoprire. Tutti i giorni da venerdì 13 a domenica 22, dalle 19 alle 20, vi aspetto in diretta Facebook sulla pagina dell'Alpà per raccontare tutta questa 42esima edizione. Ed è tutto anche per questo appuntamento con VTTG. Le buone notizie dal territorio ritornano alla prossima.